solitamente in una serie TV, quando un personaggio muore, è morto. È morto, per favore, che sta, quel cosa sta passando? Invece, te continui a tornare. Secondo te, cosa c'è in questo personaggio che fa sì che c'è sempre qualcosa da raccontare, c'è sempre qualcosa che non sappiamo che dobbiamo sapere? Yo estoy empezando a pensar que lo siguiente que voy a hacer es la curiosa vida de Benjamin Button. ¿Te acuerdas? Que iba al revés. No sé cómo tomármelo. Yo morí como personaje, hice mi duelo. Dije, ah, qué pena que este personaje se muera. Y desde entonces no dejan de pasar cosas extraordinarias. O sea que estoy convirtiendo la muerte en una nueva forma de estar vivo. Ah sì sì, la morte per me è una nuova forma per essere vivo, perché veramente da quando sono morto mi sono accadute tantissime cose bellissime, insomma comunque è stata una nuova vita per così dire, quindi insomma questo è bello della mia morte. Sì. Io farò come Benjamin Button, la vita al rovescio. Lo sappiamo tutti che una parte del successo iniziale della Casa di Carta era perché intercettava un po' delle crisi economiche, problemi del capitalismo che c'erano. Poi il mondo è completamente cambiato, i problemi sono altri, ma la Casa di Carta continua ad avere successo. Cosa c'è in questo passaggio? Cioè, cosa c'è che continua ancora a renderla attuale? Bueno, todos nos preguntamos cuál es el secreto del éxito de la Casa de Papel, y hay varias variables. Pero hay una parte que tiene que ver con la magia, con lo imposible, con los alineamientos planetarios. Se ha generado una corriente de afecto, de simpatía, de afinidad muy grande, y ahora esa ola todavía sigue viva, ¿no? Lo que sí me consta es que la gente de Vancouver, la productora y de la mano de Netflix, han intentado renovar el material. Los cinco últimos capítulos que has visto, de pronto había mucha acción, pero de pronto nos hemos tirado casi al género bélico. De pronto mi personaje sigue yendo hacia el pasado y casi hacemos como una película de James Bond. Siempre han intentado ir un paso más allá de la zona de confort y un paso más adentro de la naturaleza de los personajes. Y de hecho creo que los cinco capítulos que quedan por ver inciden en eso. Se ha dado el do de pecho en los cinco capítulos que hemos visto en términos de acción y ahora creo que vamos a ir hacia el corazón de los personajes, ¿no? Para acabar de componer el puzzle narrativo de todo lo que hemos visto. De tal forma que si tú vuelves a ver la serie, cuando acabemos el último capítulo, que tú puedas hacer un seguimiento en orden de todo lo que ha pasado. Y ha sido un auténtico ejercicio de ingeniería. Allora, sicuramente il segreto di questo successo è fatto da numerose variabili, dall'allineamento dei pianeti, per esempio, da qualcosa di magico, di impossibile, di affetto, affinità, insomma, un'ondata di un insieme di sentimenti, sicuramente. Poi, peraltro, bisogna dire che la produzione Vancouver e Netflix negli ultimi cinque capitoli hanno messo in scena degli episodi molto molto bellici, molto violenti, insomma. Sembrava quasi un film di James Bond, che poi darà passo a un'introspezione, per così dire, poi si entrerà di più nei capitoli seguenti nella natura stessa dei personaggi. Praticamente è stato come abbiamo fatto il do di petto per quel che riguarda la narrazione e ora siamo proprio al cuore degli ultimi episodi ed è praticamente come un puzzle con tutti i tasselli che piano piano tasselli narrativi che piano piano si sono messi uno accanto all'altro e si potrebbe praticamente seguire un ordine inverso per ricomporre questo puzzle. È come un lavoro di ingegneria, potremmo dire. Hai menzionato la produzione di Netflix. Hai notato che è cambiato qualcosa grazie a loro? Che è Netflix che, per certi versi, ha fatto la differenza? In termini di puesta in escena, no. Se tu ti fijas en la realizzazione, en cómo están diseñadas las escenas, no ha habido ningún cambio. En términos de valor de producción, sí, porque ahora si tú escribes, se abre la puerta y estamos en Tailandia, se puede rodar. Y eso tiene que ver con el músculo financiero de Netflix. Pero no ha cambiado el diseño de la producción, ha cambiado la magnitud de la producción. Y me parece bien que se haya respetado algo que en términos de ambición ya estaba en el primer capítulo. Allora, per quel che riguarda, possiamo dire, il copione, assolutamente no.
le scene non sono cambiate, erano comunque così già sin dall'inizio. Per quel che riguarda ovviamente la produzione, è ovvio che si puoi dire, ora puoi dire che apri la porta, ti trovi in Thailandia, e ti trovi in Thailandia veramente, quindi alcune cose si possono fare che altrimenti non si sarebbero potute fare grazie a Netflix. Quindi per quel che riguarda la magnitudine della produzione sicuramente sì, ma per quel che riguarda il copione, l'idea e tutta la scenografia era già così, era già previsto tutto così. Grazie mille. Grazie mille.